Il razionamento delle disponibilità di finanza pubblica e il ciclo economico che è rallentato significativamente ha inciso profondamente sul quadro degli investimenti e sulle risorse disponibili da parte degli enti locali. Uno dei motivi di questo rallentamento, non di natura congiunturale ma di natura strutturale, è dovuto alla necessità di dover irrobustire le capacità di programmazione da parte degli enti locali e insieme riuscire a captare risorse private e comunitarie per concorrere al sostegno degli investimenti. Nell'ambito del volume pubblicato dall'IFEL ci siamo soffermati su un'esperienza settoriale di particolare attualità ed interesse pratico, il tema della rigenerazione del patrimonio pubblico immobiliare dedicato e operativo nel settore della pratica sportiva. Ecco, il punto di partenza è la considerazione che gran parte di questo patrimonio è stato realizzato con investimenti importanti ed è un po' come avere una casa che un soggetto decide di utilizzare soltanto una volta ogni 2 settimane, vuoto durante tutta la settimana, che però ha costi di investimento e costi di manutenzione particolarmente significativi durante tutto il corso della sua vita. Bene, questo è un valore, un patrimonio che gli enti locali e territoriali devono avere la consapevolezza di possedere e che deve trasformarsi da costo in risorsa. Attraverso una legge dello Stato pubblicata alla fine del 2013, la legge finanziaria 147/2013, l'ordinamento si è arricchito di un nuovo strumento che, insieme alle forme tradizionali valorizzazione del patrimonio pubblico, consente la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica attraverso 3 linee direttrici e 3 strumenti molto utili per gli enti locali ed i privati: la possibilità di dare impulso all'iniziativa privata attraverso la sollecitazione di proposte e la presentazione di studi di fattibilità da parte del privato, una scansione temporale che attraverso tempi certi e procedure definite possa consentire di raggiungere il risultato utile dell'identificazione della business idea e del progetto nel più breve tempo possibile, e tempi di acquisizione delle consenze e delle autorizzazioni da parte di tutte quante le amministrazioni coinvolte attraverso conferenze di servizi preliminari e decisorie definite nei tempi e nei modi, con poteri sostitutivi molto importanti che consentono di superare le indecisioni, i rallentamenti e arrivare al consenso. Questo è un esempio molto utile che il nostro studio ha provato ad implementare attraverso la collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, la costituzione di una piattaforma dedicata alla presentazione e pubblicazione di studi di fattibilità nel settore dell'impiantistica sportiva. Stiamo già svolgendo utilmente interventi nei comuni di Cagliari, di Pescara, di Avellino, di Frosinone, di Vicenza e di Bassano del Grappa, e queste esperienze, alcune delle quali sono state consentite anche grazie alla capacità di mobilitare e far arrivare sul progetto risorse comunitarie attraverso gli strumenti finanziari di fondi strutturali, dimostrano come la compartecipazione di pubblico e privato, un solido quadro di contesto di riferimento normativo e un buon progetto possa consentire alle amministrazioni locali di utilizzare razionalmente il proprio patrimonio pubblico. A valle di questa iniziativa abbiamo iniziato a sviluppare altri interventi di collaborazione interistituzionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la SGR da questa posseduta Invimit, per la costituzione di una piattaforma che consentirà agli enti locali interessati di intervenire nella riqualificazione del patrimonio dedicato all'impiantistica sportiva anche attraverso un sistema di fondi che potrà riuscire a captare ulteriori risorse nazionali e comunitarie volte a sostenere gli investimenti. In estrema sintesi, noi pensiamo che un buon quadro giuridico di riferimento, grazie agli interventi normativi di recente attuazione e buoni progetti, possano aiutare il pubblico e il privato a dialogare efficacemente per trasformare quello che è oggi un costo che drena risorse e non consente di restituire funzioni e capacità di servizio alla popolazione in un'opportunità. E su questo noi siamo molto fiduciosi che il prossimo futuro possa, grazie alle esperienze pilota che stiamo svolgendo, consentire di attrarre l'attenzione di più enti e mobilitare ulteriori occasioni di copartecipazione.